Regione Toscana. Il Consiglio regionale. È giunto al termine il progetto Toscana Plastic Free, con la cerimonia di premiazione che si è svolta al cinema La Compagnia di Firenze. Sono stati premiati i concorsi Scuola Plastic Free per gli studenti dell'anno 2020-2021 e il Lido Sostenibile, rivolto agli imprenditori balneari. Il progetto, nato grazie al protocollo d'intesa del 2019 tra Consiglio regionale e Toscana Promozione Turistica, ha avuto come obiettivi la sostenibilità e uno stile di vita eco-consapevole e plastic free. Si è rivolto sia a chi sceglie la Toscana per le vacanze, sia alla sensibilizzazione verso una cittadinanza attiva. La lotta alla plastica monouso è diventata una priorità ambientale per salvare gli ecosistemi marini e costieri e valorizzare il territorio toscano in chiave sostenibile. La regione è stata la prima in Italia, con la legge regionale 37 del 2019, a impegnarsi attraverso la messa al bando dalle proprie spiagge la plastica monouso ed a dedicare uno specifico progetto di sensibilizzazione ambientale. Ha confermato quella che è una naturale attenzione all'ambiente. In realtà noi siamo percepiti così, siamo percepiti come una regione molto verde, molto attenta a questi temi, molto sicura, e in questo caso la scelta di coinvolgere tutta la filiera dell'offerta turistica della costa, fare della formazione per le scuole, sensibilizzare i nostri visitatori con le esposizioni artistiche in alcuni comuni era proprio finalizzata a dire quanto sia green la regione toscana anche nell'ambito del turismo sostenibile. L'argomento vero da trattare è proprio quali scelte si facciano per comunicare efficacemente la sostenibilità nel turismo, e questi strumenti, questi mezzi, questi claim devono assolutamente adattarsi alle sensibilità diverse. Dire a un tedesco che facciamo la raccolta differenziata e non dargli un valore, dire una cosa assolutamente scontata. Al contrario, ci sono alcuni elementi come appunto l'uso della plastica, ma più ancora l'uso dei prodotti del territorio, il progetto Vetrina Toscana, che sono percepiti come vere scelte di rispetto ambientale e quindi coerenti con i valori del turismo sostenibile. Beh, un primo iniziale bilancio: dobbiamo considerare che la Regione Toscana ha dato il là con una legge regionale ad hoc solo 2 anni fa, e sappiamo tutti che questi sono stati degli anni rallentati e lo sono tuttora. Ciononostante siamo riusciti, noi di Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica, con delle iniziative mirate a coinvolgere la filiera produttiva, le scuole e gli operatori turistici, declinando attraverso terminologie e apparati piuttosto semplici l'obiettivo, che era quello di decrementare l'utilizzo della plastica monouso, a cui tutti noi siamo piuttosto affezionati perché è veloce, è smart, come si dice, e ce ne possiamo disinteressare subito dopo l'utilizzo. Il problema è che questo utilizzo inconsapevole ci ha presentato il conto, e lo ha presentato alle nostre coste, al nostro sistema di valorizzazione ambientale, e quindi abbiamo dovuto subito innestare la retromarcia. Ecco, dopo questi primi 2 anni il bilancio è più che positivo, perché il sistema ha raccolto l'appello. Certo, la parola d'ordine è contaminazione. Dobbiamo replicare questo modello appunto attraverso le scuole che hanno partecipato a questo progetto. Oggi ci sarà anche la premiazione delle scuole che hanno partecipato con delle idee innovative, attraverso il coinvolgimento sempre più ampio degli operatori, in maniera tale che la fruizione delle coste e dei sistemi turistici toscani sia sempre più consapevole che l'uso della plastica va limitato a utilizzi non occasionali, e quindi la somministrazione di alimenti e bevande, quell'uso appunto a cui tutti noi siamo abituati, va assolutamente bandito. Ci sono anche delle sanzioni, ma noi crediamo che si debba passare attraverso una consapevolezza e quindi una contaminazione attiva e proattiva, perché questo sistema venga replicato anche negli anni a venire.
Ma penso che sia il primo tassello, ma fondamentale per disegnare una Toscana che sia libera dalle plastiche. Fra l'altro, in questi mesi di pandemia è chiaro che l'utilizzo della plastica è tornato a salire per ovvi motivi di emergenza sanitaria e di praticità nell'utilizzo soprattutto di tanti dispositivi medici, ma non c'è dubbio che la direzione intrapresa non si arresta. Essere qui questa mattina nel premiare le scuole, nel premiare le esperienze virtuose che soprattutto fanno cultura dell'ambiente nella nostra regione e soprattutto valorizzare alcune collaborazioni importanti con Legambiente, con gli stabilimenti balneari, ovviamente ripeto con gli istituti scolastici, soprattutto nella chiave turistica toscana. Sappiamo che i flussi turistici sono quelli più difficili da governare da un punto di vista di impatto ambientale, però è anche vero che una certa sensibilità ormai diffusa può conferire alla Toscana un valore aggiunto anche di appetibilità nella sua ricettività turistica, proprio se coniugata con i temi della sostenibilità. Quindi avere le spiagge banalmente plastic free, io credo che sia un valore aggiunto anche spendibile di marketing, di promozione territoriale nei confronti dei turisti che popolano in maniera massiccia le nostre bellissime zone costiere. Ci sono miliardi di bottiglie di plastica che se non venissero utilizzate, oggi noi faremmo un servizio, ognuno di noi, un piccolo pezzo alle nostre comunità. Sono felice che esattamente in linea con quello che abbiamo voluto e che faremo anche nei prossimi mesi, abbiamo parlato di linguaggi d'odio, siamo stati nelle scuole a portare la Costituzione, continueremo a affrontare i temi della legalità insieme alle nostre scuole, ma questo della sostenibilità è per noi un tema centrale che ci vuol porre anche un obiettivo: rendere la Toscana di qui al 2030 la regione più sostenibile d'Europa. Per farlo serve l'impegno di ciascuno di voi, di ciascuno di noi, non bastano le istituzioni, serve un patto collettivo. Presentato presso la sede del Consiglio regionale il libro di Silvia Ammavuta, Rosa tra le rose, storia di violenza fra le mura di casa. Una nuova pubblicazione sul tema dei diritti che prova a far riflettere e sensibilizzare sulla violenza, invocando una rivoluzione culturale ampia. Anche stamattina parliamo di violenza sulle donne attraverso il libro Rosa tra le rose. In questo caso si parla di violenza domestica e sappiamo bene che una parte importante, oltre il 70%, dei femminicidi accade in casa, dentro le mura domestiche. Quindi dobbiamo parlare e comprendere anche attraverso un romanzo che cosa succede, quali sono le dinamiche e se è possibile riuscire a fermare questa escalation di violenza che continua quotidianamente. Il libro è un romanzo sulla violenza domestica e ho sentito questo grande desiderio di scriverlo, soprattutto perché è un libro nel quale io narro la storia di un bambino prevalentemente, quindi la violenza vista attraverso gli occhi di un bambino che guarda ma non vuol vedere e quindi farà di tutto affinché le immagini che lui osserverà vengano rimosse dalla sua mente, ma poi riemergeranno per un trauma, un nuovo trauma. Questa iniziativa è legata alla presentazione di un libro che racconta una storia di violenza come tante ne conosciamo, una storia che nasce come storia d'amore, ma in cui poi i sentimenti e le relazioni si confondono. Io spesso dico, quando l'amore si confonde col possesso, il desiderio con la pretesa, diventa una simmetria della relazione che crea tutta una serie di problematiche che portano poi a condizioni di svalutazione, di violenza psicologica e purtroppo anche di violenza fisica, che sappiamo arriva fino al femminicidio. Ogni 3 giorni una donna viene uccisa e questo lo sappiamo. Ed è in qualche modo però ancora sostenuto da una cultura di fondo patriarcale che permette alcuni comportamenti, alcune frasi, alcuni atteggiamenti, lo vediamo anche in episodi di cronaca che leggiamo sui giornali, senza arrivare al femminicidio. Beh, è un'iniziativa importante, non è una semplice presentazione di un libro, ma è una riflessione più ampia intorno a un testo assolutamente di interesse che ci riporta all'attualità, a un'attualità che
speriamo possa in qualche modo declinare, ma che non segue processi sociali legati alla pandemia o legati a fenomeni culturali vari. Questo vuol dire che la caratteristica essenziale di essere un fenomeno molto trasversale, che ha radici profonde e che deve essere contrastato con politiche assolutamente varie ed eterogenee, che vanno dall'emancipazione della donna a un'educazione che parte dai primi anni, quindi già dalla scuola, e che viene rivolta alle giovani generazioni. Soltanto per fare due esempi, questo perché il contrasto alla violenza appunto non può essere semplice repressione, ma deve essere una rivoluzione culturale ampia sulla quale le istituzioni hanno sicuramente grande responsabilità. Tra gli eventi culturali in Toscana che si sono aperti in questo dicembre, la mostra Venus in acqua, presentata in Consiglio regionale. Si svolge al Certaldo, presso Palazzo Pretorio, fino al prossimo 13 marzo, la mostra Venus in acqua, un evento a cura di Cinzia Fiaschi e Rita Pedullà, che propone una collezione di tecniche miste su tela e foto su differenti paesaggi d'acqua. Mostra molto importante, Palazzo Pretorio, da quando ha avuto la possibilità di riaprire le porte dopo la pandemia, ha proposto contenitori espositivi e mostre di altissimo livello e di grande qualità nel periodo estivo. Queste sono andate decisamente molto bene, anche sopra le aspettative come visite al sistema museale e al borgo tutto. Questo ci ha fatto particolarmente piacere, però uno degli obiettivi che abbiamo e che vogliamo persistere è anche quello di prolungare il più possibile quella che è la stagione turistica, la possibilità di visita, e il nostro borgo è sempre stato legato a delle visite legate proprio al mondo culturale, alla proposta culturale. La mostra che inaugureremo sabato è una mostra importantissima, prima di tutto di due grandissime artiste che io apprezzo tantissimo, che conosco, e che sono due ritorni importanti a Palazzo Pretorio, due ritorni importanti a Certaldo, ma mai in una collaborazione e in un lavoro insieme. Una mostra femminile, perché sono due artiste donne, e questo credo sia un messaggio anche importante dopo appunto aver raccontato la giornata internazionale contro la violenza alle donne, anche un messaggio positivo da questo punto di vista, ma soprattutto quello che proponiamo è una grandissima qualità da un punto di vista artistico, con due linguaggi anche artistici completamente diversi che si contrastano, ma che insieme danno dei messaggi straordinari. Tutta la mostra è dedicata alla donna, alla donna e all'acqua, in una dimensione davvero di grande scoperta anche da un punto di vista artistico. È un invito a vedere Certaldo Alto, a vedere il nostro borgo, a vedere questa grandissima mostra che sarà presente fino a marzo, quindi anche in pieno inverno, anche durante il Natale, anche nei mesi di bassa stagione, Certaldo offre tanta cultura. Bella, che dà il senso del lavoro che l'amministrazione comunale di Certaldo, e saluto e ringrazio il sindaco Giacomo Cucini, l'assessore Clara Conforti, stanno portando avanti da tempo. Riuscire a raccontare le storie più belle del nostro tempo, la capacità di fare arte, di fare cultura, e inserirle nella bellezza del loro borgo medievale. È un modo per permettere a tanti cittadini di poter venire a conoscere le bellezze del nostro territorio. È il segno di una Toscana che sta ripartendo, che riparte dall'arte, che riparte dalla cultura, che riparte dalla capacità di tornare ad aggregare. La Toscana è terra di bellezza, basta camminare nelle nostre vie, alzare lo sguardo, e ci racconta quello che siamo stati e quello che possiamo ancora essere. Poi ci sono le tante mostre, e questa è una di quelle mostre che lascerà il segno. Parlare di iniziative culturali di Certaldo, è un comune attivissimo da questo punto di vista, e siamo contenti di essere qui nuovamente a presentare un evento culturale di rilievo. Che i nostri comuni siano comuni che, oltre a tutelare il paesaggio, le loro strutture, siano luogo dove gli artisti possono creare, possono esporre, dove i cittadini possano fruire di servizi culturali, è fondamentale. E quindi l'iniziativa e la mostra che verrà svolta a Certaldo è un evento assolutamente di rilievo per tutto il territorio e di carattere regionale. Ricordo anche che nell'Emporese Valdese c'è un percorso museale diffuso, strutturato, e che gli eventi che nell'ambito di questo sono collegati sono un'ulteriore capacità di rafforzare l'offerta culturale in tutto l'Emporese Valdese.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.